Bene, quella che avete visto è la casa di Mario Merola, grande artista, re della sceneggiata. Ora entriamo, noi bussiamo. Il numero già porta fortuna, 16 bis. Avanti? Si può? Permesso? E vogliamo vedere dov'è il calciatore più forte del mondo. Eccolo là, guardatelo. E lì sta giocando alla grande, c'è grande attesa. Noi siamo già in diretta, rigorosamente in diretta, e vogliamo scoprire un vero calciatore come si prepara all'evento più grande della sua vita. Mario Merola, auguri, buongiorno e salute. Salve. Paolo, a te. Ciao, è un piacere, grazie Mariana a tutti gli amici, a tutti gli ospiti. Scopa! Scopa! A carte, si aspetta, ma aspetta. Hai detto una parola, cioè a carte però. A carte. Chiariamolo, perché sennò tutti quanti. Una partita per mantenermi in forma. Ma ti dirò, io non lo so come si arriva da questo giorno, perché siamo emozionatissimi, siamo contenti di esserci, di avere ancora i nostri genitori con noi e di poter festeggiare con loro questi 40 anni e questi grandi eventi che spero tutti possano praticamente festeggiarli con i propri genitori. 70 anni di compleanno, 40 anni di matrimonio e 45 anni di carriera. Quindi tre numeri forti. Roberto. Allora aspetta, Roberto Merola è l'artefice occulto. È il regista occulto di questo. Ecco, guardatelo, inquadratelo, guardate. Taglia 48 anche lui, tutti in allenamento qua. Tutti in tutta. Devono andare a fare una partita di calcio. Lui è il figlio d'arte di Mario. Si chiama Francesco ed è un artista veramente bravo. Sta per uscire un tuo disco prodotto da Gigi D'Alessio e Adriano Pennino, no? Sì. Ma questa è la festa di mio padre, parliamo di lui, penso che bene. È la cosa più importante. L'augurio più bello che tu hai fatto a papà stamattina. Di stare bene. E alla mamma? Lo stesso, perché la salute le viene la prima cosa, poi il resto ha avuto tutto papà, dai. Fisicamente deve stare bene anche per voi, penso che certo. Mario Merola al 100% per la gente è importante. Tua moglie mi ha spiegato che una volta tu sei andato fuori, quando lei lavorava e faceva la camiciaia, mi sembra di capire, no? E raccontiamo questo aneddoto, poi tu ti vai a cambiare perché nudo realmente non puoi andare. Dice che lei si è vista arrivare te, piombare te in questo negozio e tu volevi assolutamente rapirla a scappatello, insomma quel giorno si era fissato sì. Al che tu cosa gli hai detto, Rosina? Ho detto no, io non fu. Ha detto sempre vuoi bene, mi ha portato in chiesa. Dopodiché Mario arriva in chiesa vestita bianca. Bene, dopodiché che è successo? Che Mario è tornato a casa e ha detto con la febbre a 40 e ha detto che aveva la febbre a 40. Mia mamma ha detto va giù da tuo fidanzato e io ho detto c'ha la febbre, sta poco bene, e non è vero perché mi volevo portare. Quindi praticamente quando poi tua mamma ha scoperto questa cosa che ha fatto? Ha preso una scarpa? Io sono con una persona che nella vita di Mario Merola veramente una persona che è stata importante, forse determinante, il primo impresario di Mario, Salvatore De Lillo. Salvatore De Lillo, come vedete, regge tra le mani il primo disco di Mario. Allora, spiegaci un po' questa storia. Allora, il primo disco, questo titolo, Malo Figlio, è stato proprio inciso per la prima volta da Mario Merola, copiato da altri cantanti. È stato rifatto. Loro a grande orchestra e Mario Merola 8 persone d'orchestra. Mario Merola vendeva molti dischi e loro ne vendevano molto di meno. Ma raccontami anche questa cosa, cioè il giorno 40 anni fa parliamo di una giornata storica, sì. Della vigilia anzi di una giornata storica, sì. Perché pare che due giorni prima del matrimonio non arrivarono i soldi da un discografico che ci doveva dare i soldi e quindi rischiava di saltare il matrimonio allora tu cosa ti inventaste? E la buon'anima del padre di Mario disse questo fatto è una bruttissima figura. Le partecipazioni mandate, non si può... Non facciamo più il matrimonio, non sarà celebrato il matrimonio perché... Una brutta figura. Così io andai in galleria, trovai una casa discografica subito, che è stessa in galleria, la Zeus, parlai col proprietario e dissi volete fare un affare? Vi do Merola, datemi 5 milioni. Andai a casa e così si fece il matrimonio. Allora noi stiamo per entrare nella stanza... del re di Danari, Mario Merola, che finalmente sarà immagine. Eccolo là, fategli un applauso idealmente, glielo faccio io, dai. Grazie. Un applauso del sarto. Mario, allora sei un re di Danari, c'è una mattonella, una ceramica qua fuori bellissima. Ma quella ceramica mi fu regalata dal mio grande amico Michel Saint-Vincent.
sarebbe Michele Riemma, e lui mi disse: tu sei il re di Danara, la più bella carta Rumazzi carta. Allora, come 40 anni fa, come vedete, Mario scatta l'applauso delle persone che abitano qua, ci sono veramente tutti giù nel palazzo. Come 40 anni fa, Mario e Rosina si avviano alla macchina che li porterà, che li condurrà in chiesa. Sei emozionato questa scala? Sì, emozionato. Beh, non era questa la scala perché io abitavo a Napoli. Adesso abito nella mia bella Portici, perché è bella veramente qua, bella vista. E quindi poi andai alla chiesa del Carmine quando sposai. Adesso andiamo a Portici. Alla chiesa? Di Pasqua. San Pasquale. San Pasquale Bailon. Bailon, bravo. Che è il protettore delle belle donne. Esatto. Apposta, se non mi sbaglio. Di mia moglie. Come fu 40 anni fa la stessa scena? In che macchina eravate? Non me lo ricordo, sai. Non me lo ricordo, ma mi sembra che era un 1.400. Adesso è un Mercedes 5.000, quindi il cambio c'è stato. Però allora anche il 1.400 era importante. E certo, era una delle prime macchine della Fiat, no? Sì, sì, 1.400 era nel 64. Non è... quindi senti, chi ci fu come ospite al tuo matrimonio 40 anni fa? Ma io penso che ci sono quasi gli stessi. Io invitai Nunzio Gallo, purtroppo Maria Badra, che non c'è adesso, purtroppo, è scomparso il mio grande amico. Io invitai Mario Trevi, Nunzio Gallo, questa gente qua, Aurelio Firro, questa, li troveremo dopo 40 anni, vengono anche loro. Il Raniere, che era piccolino, spero che verrà dopo 40 anni, verrà anche lui. Quindi è una bella cosa, grande soddisfazione. Senti, ma c'erano anche altre persone come Franco Franchi, Ciccio Ingrassia? Sì, sì, sì. C'era Franco Franchi e Ciccio Ingrassia, che poi battezzò mio figlio, il primo e il terzo. No, no, Francesco. Francesco. Peccato che questa gente non c'è più. Era bello ritrovarsi dopo 40 anni. È passata veramente una generazione intera. Rosina, il tuo viaggio in questa macchina, sembriamo di stare veramente nel pulmino di Strano Amore, eh? Quasi per andare a raccogliere. Senti un attimo, 40 anni fa, come fu e che emozione provi oggi? È la stessa cosa. Lei c'è il suggeritore personale, questa disgraziata, capito? Emozionata al punto da... Non è emozionata, vedi che non si sente neanche di parlare, è felicissimo perché dopo 40 anni sta mancando qua. È bello. Questa è la cosa. Mi devi dire qua la coppia sta ancora assieme. Coppie della tetta ai lavori, però non le coppie normali, che noi però stanno pure disandando. Però uno che ha fatto 25 film, teatri, cinema, televisione, stiamo ancora qua. È una delle coppie più vecchie proprio, che ha resistito alle cariche. Questo però è stata brava Rosina. Sì. È Rosina che ha perdonato. Ha perdonato molto. Madre Santa,
madre mia, chi ha caio tanti cuori. Non negare quest'oggi a chi ha tanto peccato, prego al suo dolore. Un giro è sull'altare innanzi a te. A te quest'innocenza cerca pietà, celeste madre sei, io ognuno attende la pace che solo tu puoi donare. Ave Maria. Allora Mario sta per mettere l'anello alla moglie. L'anello del nostro d'oro, non sbagliare il dito, non ti emozionare. Sbagliato la e rosa. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Infatti Mario. Ed io, numerosi assessori del comune e della regione, vederci per rendere e per fare a Mario un atto di omaggio e di amicizia, lo dico in questo modo, nel modo più semplice, se posso usare il termine più affettuoso, con il cuore in mano, direbbe Mario Merola, e diciamo noi. La città di Napoli a Mario Merola, inimitabile interprete dell'autentica tradizione musicale napoletana, in segno di stima, di affetto, di gratitudine, io vorrei dire di profonda stima, di grande affetto e di immensa gratitudine, per il suo 70° compleanno. E prima gli ho detto che una volta si diceva, si auguravano 100 anni, adesso con l'allungamento del periodo medio della vita, un po' in modo da giovanotto nel quale Mario porta i suoi 70 anni, augurargliene 100 sarebbe quasi essere un po' civetta del malaugurio. Allora diciamo per i suoi 70 anni in attesa dei suoi 150. Mario, a te. A Mario auguri di cuore ed un grande abbraccio. Io non me l'aspettavo questa grande festa, signor sindaco, non me l'aspettavo veramente. Andò tu. Ma questo è niente, che facciamo, veramente. Che faremo? Perché non era uno scherzo su fatta così, con tanta gente, tanta giornalista, poi con voi vicino a me. Non me l'aspettavo. Grazie che l'avete fatto per me e per la mia Napoli e ovunque di noi nel mondo, come già sono stato l'altro giorno in Belgio e l'ho detto che il sindaco e Bassolino mi festeggiavano, quindi per me il 17-18 ritorno in Belgio e lo dico ancora perché la gente vi ama per quello che fate per Napoli. Quando fate questa cosa per me, io faccio abbracciare e faccio ringraziare, che è commovente veramente, non me l'aspettavo, perché
Presidente, grossa, rinvia fuori. La prima donna rimarrà sempre Merola. Merola è sempre stato il primo della classe. Ed una festa così bella penso che sarà difficile poterla ripetere. Non si può ripetere così bella, vabbè, con tanto calore e tanti amici. Non credo così. Lui deve essere e rimarrà sempre il primo della classe. No, sicuramente la festa di Napoli. Mario merita tutto quello che ha ricevuto. Sicuramente è e rimane l'unico interprete della sceneggiata, della canzone classica in Italia e nel mondo, partendo da Napoli. Ha dimostrato tutto, non ha più nulla da dimostrare. Sono felice soprattutto per lui, perché è una delle poche coppie che durano 40 anni di matrimonio, soprattutto se parliamo di artisti. Volevo rinnovare gli auguri al grande 40 anni, 45 anni di carriera. Grande, 40 di matrimonio e 70 di compleanno. È un grande in tutto Mario Merola. Grande, grande, applausi! Masaniello è un buono guaglione, all'udiemba della rivolta è Masaniello più forte, capo popolo senza paura, ogni nobile un faccio muro, Napoli roce, Napoli amaro.
Amor, amor mio, mon amour. Oh, sai, non ti aspettavo proprio più. E te volevo scrivere una lettera, però oggi pensate, meglio una canzone, perché no, teneva voglia pazzi di te, teneva voglia pazzi di passa, passa sta bocca bella che più bella non ci sta, passa sta bocca roce che più dolce non ci sta, e mo che tu stai qua, non sa che ci fa. Si ti già fa sentire questa canzone quando tu passavi sto guaglione soltanto un anno fa, dicendo piano piano, dicendo dolce dolce, amore, amore mio, mon amore. E mo che tu stai qua, non sa che ci fa. Si ti già fa sentire questa canzone quando tu passavi sto guaglione soltanto un anno fa, dicendo piano piano, dicendo dolce dolce, amore, amore mio, mon facetemi capire che è sognurante, che sono sti carti, ecco pure da me. Parlate chiaro innanzi a tutto quanto, che tutto quando si interessa a te. Chi è sto piccerino? Io figlio mio, non sono lavato a bocca per giocare. Quello che sa cresciuto sono stati e non c'è attesa che mi può lavare. Signore, il figlio sai che sono so pieze e non sanno la salava e se l'hai fatta tu quasi signore. Ma non pensate che questo non lo fa. Denaro. E qua c'è qua così denaro. Io che fatica, che me ne ha già fatto. Ah, mo capisco. Assi lacrima amara, ci vuoi mettere un prezzo, il tuo papà. E voi che state attorno non parlate. E tu, nella mia, che dici tu? La legge dice che chi sta per fare. E non so niente, non so niente più. Signore, il figlio sai che solo so piezzico e non sanno la sala e se l'hai fatta tu quasi signore, ma non pensate che questo non lo fa. E te ne scuori di me. E come faccio, cuore mio, tu sai? Tengo buono, tengo solo a te. Ma stringo forte, forte quei braccelli. E non me lascio, non mi vuoi lasciare. Stasera sono più bello, sto più bello.
mi guardano quasi con pietà. Signore, e figlio sai che solo so piezzato e non sanno la sala. Te, portatela tu, tu sei signore. Molto ma vado, ma lo fa abbracciare. Che la trevena luna, la vita di rosse di triste e sole sedà. Senti male più da notte, di tu comodo mi risparmiate, non ho mamma giamma. Ma bambù di addosso. Chitarra da notte passa, visto cuore che corre la frizza, vada via non la sfonda. Chitarra russa va a tornare. Ma ricordi prima pace, oggi un bello suo risposto lo facevano suonare. Ma quando mi voglio bene mi metto la tua destina notte e giorno già portare. Ma non so se chi ho pregato. Chitarra russa va a tornare. Chitarra russa va a Barbarossa, tu e tu dormendo stai con passi farone rosa o solo a poco a poco questo ciartino passa e passa sturiccioli lampro.
Nora Buria, Nora Buria. Tu dormi, rosa mia, e dorma suona chi mentre guarda incantate sto sicura lì e che si carne fresca e che si trezza nera ma mette in tuo cuore gente mo dice, mo dice che la si chiama la catena e chi sa va sa 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 gamba tutta vita senza l'amore cade da calore e gamba con uccello vinto cor
Gesù rienda innanzi al suo specchio suo. Una gran signora che santo letto Arie sorrienda saglia de villa dolorosa cabonesco e giurarancia durata sorrienda, sorrienda, sorrienda de natura da saccia che braccia, braccia da sangue nota da d'argente de serna sorrienda de bocca vasata de manasse rignota all'eternità Mario vai. Le sorriente a dottor Baesso no brigandina che i bambini a caire mare sorriente a dottor Baesso colore il lupito cada vanetta vita. Sorrienda, sorrienda, sorrienda e mammura da saccia che barraccia, barraccia qua felicità da sanne nutta da d'argente orchestra, hip hip! Da sanne nutta da d'argente fazzolette si tindo sacchi e una catena l'altra castellì camane rinda sacca soppusi di vescic e pronta sempre pronta a ragionare alle rete giubino capasso basso su si devo muovere di quando dico voglio vi davo cansato per scoprire la cassa passa al torre e soltanto una mossa è capace fa tremare e insiste mai con e mi faccio rispettare. I
sono maste chisti tre quartiera. C'è la vigna secca sanità, su si deve morire la mia patata fè. Povero guappo non è prepotente, e non è giusto. Abuse niente, si vede cosa storta, affronta pure la morte e non la fa paura l'affronta. All'erta ci vino capasso basta, su si deve muovere per via faccio a te, di quando dico voglia vita può. Canzata per scoprire che sta passando il re, e soltanto una mossa sono capace di fare male. Sono consiste, ma secondo e mi faccio rispettare. Frunelle rosa, so guapo sì, ma so guapo signora, or rispetta e manna rispetta, su sì, deve morire, riamma ciò caffè, ciò. Donga, buonasera a tutto quanto. O basta va saluta. Grazie Mario. Tramonta luna e noi per la città l'ora di masce rasfamma mano in mano senza tenere coraggio. Guarda, fammi vedere che puoi, indifferentemente, tanto saccio che sono, ma te non so già niente, e dammi solo me. Non aspetta di mano, che indifferentemente, se tu m'acciro, non ti dico mentre mi scippa piede che sto con, non sento più dolore e non tengo più lacrime per te.
amo sto veleno, non aspetta di mano, che indifferentemente si tu m'accino, non te dico niente. Indifferentemente io perdo da te, grazie, auguri Mario. Io mi sento questa stanza, anche se di gente non ne manca mai, io mi sento come un cane bastonato dalla rabbia di chiamare qualche amica per distrarmi, medi troppo, e nemmeno di scusarmi poi mi va, mi va. Di occasioni qualche volta ne ho, delusioni di più non ne ho, ma ogni tanto vieni in mente, addio, dimenticarti non so, non so, non so. Oltretutto tu non sei come lei, distruggi tutto quello che sei, e se tu mi stai sprecando, no, ti giuro non ci sto. Na 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 na. Canto solo, bevo, fumo e ballo tanto, tanto da poi non capire quasi più. Tu sei suono, fumo e cibo dell'amore, che io sfoglio con chi leggere non sa, non sa. Di occasioni qualche volta ne ho, delusioni di più non ne ho, ogni tanto viene in mente, io dimenticarti non so, non so, non so. Oltretutto tu non sei come lui, tu distruggi tutto quello che sei, se tu mi stai sprecando, no, ti giuro non ci sto. Na 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 na. Amado, marcha de Dios.
si doit partir. Oh, mes amis, j'ai rencontré ta mère qui m'a détesté. Mon gars, je suis jeune, non, posso voler. Piangere in dolore, sti parole, a non darci mai, amore mio, che farai così per me, ma sono innamorato di te, ma non lasciati. Grazie a tutti. Grazie a tutti gli artisti. A c'ho incontrato, ma perché? Ma che ti stai? Ora sono sincero, non posso vivere. Piangere in dolore, sti parole, a non darci ritmo mai, amore mio. Che maronne frema si per me, ma sono innamorato. Stasera da giari c'era la cosa, a tanto tempo che volevo dire, a Napoli ha già fatto tutte cose, si mi arrabosa non la fa soffrire, mettela sempre in una canzone. Come per 50 anni ha giovati, e quando incontra chi ne parla mai, canta la sta canzone, o po' capire, se ovvero mi promette quasi cose. Tutti insieme, per una di 50 anni la fai cantare. Nessuno ti può somigliare, eri tu sempre una mamma, ma ci vuoi tu, e perché tu sei mamma?
bravo, fatti va. Ma raccomando, ci vai lontano. La cartolina non da ascoltare. Il masturdaio è fuori dormiente amare. La cartolina è tutte cose. E mamma e padre innamorate. La cartolina è nata. Non da ascoltare. Ci è andato. Maestro Vincenzo Campagnoli, grazie. Con la sua orchestra, grazie a tutti, grazie a tutti gli artisti, grazie. A tutti gli amici che sono intervenuti alla festa di mio padre e mia mamma, grazie a tutti, un abbraccio a tutti gli amici che stanno lontano.